Bassa statura, disgenesia ovarica e alterazioni fenotipiche sono alcuni dei principali sintomi della sindrome di Turner, una malattia genetica rara che colpisce esclusivamente la popolazione femminile con una casistica di una bambina ogni 2500 nate vive. La patologia può essere riscontrata già nel periodo prenatale ma mostra le prime avvisaglie all'inizio dell'età puberale. Cinzia Sacchetti, presidente AFADOC, spiega che le bambine che ne sono affette vivono bene se la terapia è giusta. L'approccio terapeutico sicuramente inizialmente sarà con ormone della crescita per aiutarle ad aumentare la loro altezza e il secondo aspetto sarà quello di indurre la pubertà, quindi con farmacologicamente con estrogeni. Il fatto che questa sindrome possa venire diagnosticata anche in epoca prenatale fa sì che molti medici consiglino anche l'aborto terapeutico a queste giovani mamme. E come associazione vorremmo rassicurare, una bambina con sindrome di Turner potrà comunque essere una bambina con una qualità di vita buona. È preoccupante la carenza dei medici specialisti in pediatria in Molise, tale da generare un rischio di interruzione delle attività ospedaliere dedicate all'assistenza neonatale e pediatrica. Lo ribadisce Giuseppe Gullotta, presidente della federazione CIPE, SISPE, SINSPE, che per fronteggiare questa crisi ha avanzato una proposta al ministro della salute Giulia Grillo. Far partecipare dei pediatri di famiglia su base volontaria a turni di guardia ospedalieri in attività professionale ad orario concordato presso i reparti di pediatria ed assistenza neonatale. Natale, attualmente attivi nell'azienda sanitaria regionale molisana. Parte un'indagine nazionale IS-SIN-SIMPIA per approfondire le modalità di funzionamento dei follow-up neonatali in tutto il paese e fotografare in che modo vengono affrontate tutte le situazioni di rischio degli ex prematuri dal punto di vista pediatrico e dei disturbi del neurosviluppo. A parlarne alla DIRI Antonella Costantino, presidente della SIMPIA. Gli ex prematuri sono bambini che hanno un alto rischio di sviluppare non solo, come una volta si pensava, disturbi neuromotori, paralisi cerebrale infantile o comunque disturbi motori, ma tutti i disturbi del neurosviluppo, dal linguaggio all'autismo, alla disregolazione comportamentale, eccetera, eccetera. Quindi capire in che modo in tutto il paese questi bambini vengono seguiti e come si riesce o no a intercettare poi precocemente la comparsa di disturbi o a prevenire la comparsa di disturbi, ci sono una serie di interventi di sorveglianza attiva che si possono mettere in atto, è un aspetto molto importante per poi andare a definire quali sono gli standard di qualità che ci aspettiamo per un follow-up neonatale e per l'integrazione tra la parte pediatrica e la parte neuropsichiatrica infantile, che devono obbligatoriamente lavorare insieme per dare la miglior risposta di salute ai bambini e alle famiglie. Buone notizie dei farmaci biologici in reumatologia pediatrica, che non sembrano rappresentare particolari fattori di rischio nell'insorgenza di ulteriori malattie. La conferma arriva dal progetto internazionale PharmaChild, dal quale si rileva che su un campione di 10.000 bambini con artrite idiopatica giovanile, patologia caratterizzata dall'infiammazione delle articolazioni, circa 1 su 5, il 18,5%, ha risentito di infezioni di intensità moderata, spesso non serie. Un dato sicuramente incoraggianti, assicura Gabriella Giancane, ricercatrice dell'Istituto Giannina Gaslini, che punta invece l'attenzione sulle questioni ancora aperte. La domanda però più importante alla quale rimane da rispondere è quale correlazione vi è con i singoli farmaci che utilizziamo, e questa fase merita ancora un'ulteriore analisi, un'ulteriore riflessione. In altri ambiti PharmaChild permette di accumulare dati di sicurezza, ad esempio in merito a tumori, quindi in ambito oncologico, in merito a eventi cosiddetti di speciale interesse quali patologie neurologiche o sindrome d'attivazione macrofagica, tutte evenienze gravi che possono verificarsi in bambini con malattie infiammatorie croniche. Ogni infermiere segue almeno due pazienti in più di quello che gli standard di sicurezza consiglierebbero, e quanto emerge dallo studio di AOPI, condotto attraverso una survey somministrata a infermieri e caregiver in 12 aziende ospedaliere pediatriche aderenti. Su 13 funzioni assistenziali giudicate necessarie, sono state 5 in media quelle che ciascun professionista ha dichiarato di aver dovuto tralasciare per mancanza di tempo nell'ultimo turno. Ed è scottante il dato relativo a un 32% degli infermieri finito nell'area del burnout. E
Eppure nessun calo è stato riscontrato sulla qualità delle cure fornite ai pazienti, anzi l'hanno definita positiva l'82% dei professionisti nell'area medica e rispettivamente l'83% e l'85% di quelli dell'area chirurgica e critica. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.